Puglia Campionati Mondiali Master, l'evento più importante dell'estate pugliese, uno dei top event italiani, 3.000 partecipanti, 39 nazioni, un indotto stimato per il territorio di oltre 5 milioni di euro, un lavoro di preparazione durato anni. Siamo appunto nel Gargano, oggi si parte da Vieste e abbiamo con noi il regista di questo evento, Gabriele Viale, qua inquadrati i trabuchi. Gabriele Viale che ci spiega come è organizzato un evento come un mondiale. Grazie Pietro, sì, il mondiale si divide in due parti, una parte nel bosco, una parte nei centri cittadini. Abbiamo iniziato subito da Vieste con la cerimonia di apertura di questo straordinario evento. Un evento che ha saputo coinvolgere istituzioni locali, associazioni del territorio, le componenti economiche e quindi ci prepariamo a vivere questa bellissima cerimonia inaugurale che vede il presidente di Sport e Salute Vito Costoli, il vice presidente di Regione Puglia Raffaele Piemontese e poi qua Sergio Anesi, presidente della FISO, oltre al presidente del comitato organizzatore Michele Barbone. Però ora entriamo subito, mentre continuiamo a vedere le bellezze di Vieste notturna con la luna rossa, scopriamo subito le peculiarità di questo mondiale grazie alla voce dei protagonisti. Siamo onorati di essere parte di questa manifestazione che siamo convinti porterà lustro al nostro paese, al Made in Italy, ma soprattutto a questa regione. La foresta Umbra è un territorio unico anche per tutti questi turismi che noi pensiamo, ne siamo convinti, diventeranno gli ambasciatori della Puglia nel mondo. Con il presidente Emiliano abbiamo molto investito su questo evento mondiale. Abbiamo messo risorse regionali perché siamo convinti che ospitare qui a Vieste, ma complessivamente sul Gargano, nei 14 comuni del Gargano, 3.000 atleti rappresentanti di 39 nazioni provenienti da tutto il mondo. Avremo qui per 10 giorni 5.000 persone, ma avremo l'opportunità di proiettare la bellezza del Gargano in tutto il mondo. Ce li svela lei i segreti di questo bellissimo centro storico? Noi abbiamo un territorio molto molto eterogeneo perché in pochissimi chilometri abbiamo la fortuna di avere una foresta umbra come questa, una costa molto variegata perché si alterna una costa bassa da una costa alta e frestagliata, per cui avere la fortuna di avere così tanta diversità in pochi chilometri è un privilegio ed un privilegio tutto del Gargano. Ci sarà da divertirsi? Assolutamente sì. Partono questi campionati mondiali, Gabriele Viale, tutto pronto, è lui che ci spiega la struttura organizzativa del mondiale. Lo schema dell'organizzazione è composto da un comitato organizzatore, quindi un nucleo di persone molto ristretto, 7 persone, poi un comitato d'onore con funzioni di indirizzo e controllo, una segreteria che è composta da più persone, poi abbiamo creato 9 gruppi di lavoro, 9 aree di lavoro, c'è un'area formazione volontari, dei progetti scuola. Quante persone compongono questo organigramma? Circa 250 persone a regime. Il grosso del lavoro è stato fatto, è un bravo event manager ad inizio evento, praticamente è in vacanza, quindi adesso lei si riposa. Nel momento in cui tutti gli ingranaggi, tutte le aree sono a regime, chi ha costruito l'orologio dovrebbe poter godersi l'evento. Ci prepariamo a scoprire questo primo step intermedio dei campionati mondiali. Siamo a Peschici, cittadina situata a 20 km più a nord rispetto a Vieste. Vediamo anche qua il tipico affaccio sul mare e la bellezza dei centri storici pugliesi con questa tipica pavimentazione bianca, le famose chianche, e poi queste costruzioni
con anche le mura, anche queste bianche. Gabriele Viale, allora qua partenze a non finire, quante ore di partenze per vedere tutti i 3.000 protagonisti impegnati? Allora, 4 ore di partenza, il percorso di Peschici è stato caratterizzato da due parti, la prima parte iniziale molto filante, molto rapida, e una seconda parte invece dove il percorso entrava nel centro cittadino, nel centro storico, dove era più tecnico, con sali scendi, con le caratteristiche scalettine, scale scalette e appunto le vie molto strette, quindi imponeva una variazione di velocità della lettura della mappa. Beh, fortunatamente, come poi succede spesso in Puglia, il sole ha accompagnato questi concorrenti, il sole che è stata proprio una delle peculiarità che molti hanno sottolineato, no? Sole, buon cibo, uno stile di vita completamente diverso rispetto a quello del Nord Europa, ad esempio. Sì, è il motivo per cui appunto molti nordici, la percentuale più alta appunto di partecipanti viene dalle nazioni scandinave, ha scelto anche di partecipare così numerosa a questo mondiale, quindi Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia sono le nazioni che in termini numerici l'hanno fatta da padrona. Ecco, come è stato possibile intercettare tutto questo pubblico di orientisti? Immaginiamo una campagna di promozione massiccia. Sì, abbiamo lavorato 2 anni di promozione con le riviste specializzate della Scandinavia. Gli eventi a volte non c'erano a causa Covid, quindi abbiamo sopperito attraverso una campagna massiccia appunto sulle riviste di settore, sui social, e laddove è stato possibile l'anno scorso agli eventi con un'azione di field marketing, con uno stand dedicato per far conoscere le caratteristiche, le opportunità di vacanza di questa forma di turismo sportivo legata alla Puglia. Ecco, Vieste che si conferma una città splendida, e così come Peschici, perché avete scelto questi centri? Proprio per la conformazione dei centri cittadini. I centri storici sono molto irregolari, quindi costruiti in passato per proteggersi dalle invasioni o dal forte vento, e quindi hanno queste forme a chiocciola molto interessanti, che creano dei veri e propri labirinti. Poi sono anche impegnativi fisicamente, perché poi ci sono sali scendi su questi promontori dove nascono questi centri storici, e quindi questi percorsi sono caratterizzati anche, oltre che dalla tecnica, da una certa fisicità, e questo li rende unici. Poi la bellezza poi di questi centri cittadini, l'aspetto architettonico, storico, gli rende comunque uno scenario straordinario per un evento sportivo. Chiaro, evento sportivo, sport abbinato a turismo, è stato anche il titolo di un convegno che ha aperto, diciamo così, ha fatto da prologo al campionato mondiale, perché questa è stata considerata una formula vincente. Sì, perché abbiamo voluto dare anche il senso della ricaduta economica, il valore della ricaduta economica di un evento di 10 giorni con oltre 3.000 atleti, calcolando un accompagnatore per atleta, parliamo di 5-6.000 presenze al giorno, quindi vuol dire circa 60-70.000 presenze. Se consideriamo i dati Istat di 100 euro la ricaduta giornaliera sul territorio per ogni partecipante, significa aver portato sul territorio 6-7 milioni di euro, e questo è un evento, ecco, stavo vedendo il lungomare di Vieste, è una cosa straordinaria, insomma, quindi una ricaduta importante da un punto di vista economico. Chiaro, queste poi invece sono le classifiche che scorrono, come vedete, nomi sempre del Nord Europa, della Svizzera, e poi qua in questo caso abbiamo anche un titolo che va ad un italiano, Alessio Tenani, carabiniere bolognese quarantenne, che ascoltiamo assieme agli altri protagonisti. Viene dalla Finlandia, campionessa mondiale, 95 anni, Sole Nieminen. Congratulations, first of all. Onneksi olkoon. Thank you. Why are you so passionate in orienteering? Se on mun elämäntapa. It's a life of style.
he likes so much orientation. And are you here for another gold medal? 20. Yeah. Toivotan. Very good for it's very nice hobby. Alessio Tenani, unico italiano sul podio, che emozione è qui a Vieste? È un'emozione bella, è la mia prima gara master, non so quante ne farò perché vorrei ancora fare un po' di elite, mi piace molto la distanza sprint, anche se alcune delle gare più belle mie sono state fatte in bosco, cosa che mi piacerebbe molto tornare magari fra tanti anni, perché sono davvero di una grossa ispirazione vederli a 95 anni mettersi in gioco così bene. Ecco che ci spostiamo però dal mare alla montagna, ci spostiamo in quota, una foresta, la foresta umbra, che contrariamente a quello che uno può pensare, umbra non si trova in Umbria, ma siamo appunto ancora sul Gargano, umbra che significa ombra, infatti questa è una foresta molto ombreggiata. Ci sono circa 6-7 gradi di escursione rispetto alla pianura. È stata una piacevolissima scoperta per i concorrenti, soprattutto gli scandinavi, che soffrono magari in particolare il caldo, e qua si sono trovati sicuramente a loro agio. Una foresta con una serie infinita di tipologie di vegetazione, dove c'è anche il parco, quindi è possibile vedere gli animali. Gabriele, qui si cambia scenario e cambiano anche, diciamo così, i protagonisti. L'unica protagonista costante è la 95enne Sole Nieminen. Sì, è un terreno unico, questa faggeta è una faggeta su terreno carsico, questo conferisce una tecnicità elevatissima alla nostra disciplina sportiva. Qui bisogna saper navigare a bussola, ad azimut, quindi sono delle tecniche di navigazione che richiedono anni e anni di esperienza su terreni particolari, perché poi appunto il sottobosco è caratterizzato da doline, depressioni, e appunto gli scandinavi, abituati alle loro grandi foreste molto tecniche, ricche di dettagli, l'esperienza qui fa la differenza. Orienteering si conferma lo sport verde in foresta umbra. Qua in Gargano si accede solo attraverso un servizio bus. Sì, era uno degli obiettivi, quello di seguire le linee internazionali che prevedono per i grandi eventi gli spostamenti in bus al fine di ridurre le emissioni di CO2, e grazie a Ferrovie del Gargano siamo riusciti a gestire il transfer di circa 3.000 atleti ogni giorno con 34 bus, ed era la sfida da vincere a livello organizzativo, e ci siamo riusciti. Questa è stata una pianificazione che ha richiesto quasi 2 anni di lavoro, con le staffette dei carabinieri per dare maggiore garanzia durante il transfer. È stato un gran lavoro di squadra. Qui ai campionati mondiali anche un efficiente servizio medico. Dottor Serafino, come sta andando? Sta andando abbastanza bene, ovviamente ci siamo organizzati specialmente qui in foresta per essere completamente autonomi. Abbiamo a disposizione un'equipe di 5 medici e ovviamente dobbiamo confrontarci con gli incidenti tipici che possono avere questi atleti. E l'orientista comunque ha la tempra dura? Gli orientisti fortunatamente sono abituati, per cui non sottovalutano i rischi o i traumi, ma sono pronti subito a rimettersi in pista. Abbiamo così scoperto, ecco, tante caratteristiche di questa macchina organizzativa complessa, la struttura medica che comunque garantisce che l'evento possa svolgersi sempre nella massima sicurezza. Dicevamo, cambiano i protagonisti, da notare che oggi in gara uno dei grandi campioni dell'orienteering attuale, non ancora master sì di età, ma non ancora diciamo così da un punto di vista proprio agonistico, perché è sempre presente ai più importanti eventi internazionali della categoria elite. Abbiamo mister 60 medaglie, ossia Daniel Ubmann, che è venuto apposta dalla Svizzera.
ha partecipato nel weekend precedente a delle gare di selezione e non ha voluto mancare qui sul Gargano, sia per la bellezza dei posti e anche per un legame speciale che lo lega agli organizzatori del Park World Tour Italia. Sì, la presenza di Dani Urban ci ha molto gratificato. Lui è venuto, ha partecipato a queste gare essendo un atleta elite, quindi voglio dire gareggia nella massima categoria, con la famiglia, per preparare anche i mondiali e i campionati europei in Estonia e in foresta, e quindi ha voluto testarsi anche su questi terreni. E per noi è stata una grande gratificazione, insomma, avere un atleta così prestigioso in questo mondiale master. Certo, oggi tra l'altro in questa gara della Foresta Umbra abbiamo visto anche molti atleti italiani, c'è in particolare anche Emiliano Corona, mentre da notare importante la presenza anche, qua vediamo Alessio Tenani che è l'altro azzurro, e qua ancora la 95enne Sole Niemek. Dicevamo la presenza accolta con grande calore dal pubblico anche degli atleti ucraini, in particolare molto competitivi Oleksandr Marchuk e Oleksandr Choban, un atleta che ha già corso parecchie volte in Italia. Gabriele, atleti di alto livello in questa foresta. Sì, sì, di altissimo livello, tra l'altro gli atleti sono il mondiale master parte dai 35 anni in su, e come in altre discipline ci sono atleti che superano i 35 anni e sono competitivi ai massimi livelli, e la scuola ucraina è una scuola a livello olimpistico delle più prestigiose che ci siano in Europa, e quindi si sono presentati molto agguerriti. Ecco, tra le peculiarità l'abbiamo visto della Foresta Umbra è proprio la ricchezza e la quantità sia di flora che di fauna, diciamo così, una vera miniera da questo punto di vista, il Gargano a sorpresa. Sì, per molti è stato un terreno inaspettato, non per noi insomma che l'avevamo scelto e individuato, però per chi viene da altri continenti non immaginava di trovare un bosco di faggio su terreno carsico così vicino al mare, ed è proprio la peculiarità di questo promontorio, cioè avere una foresta così tecnica, così straordinaria, con piante secolari a due passi dal mare, e questo ha sorpreso molti, soprattutto anche per la difficoltà tecnica dei numerosi dettagli che appunto un terreno carsico offre ai partecipanti. Chiaro, mentre vediamo l'arrivo di un'altra italiana, Chiara Sergenti, sono diverse centinaia anche gli atleti italiani, mentre qua vediamo la sempre giovane Sole Niemek, che va pienamente, diciamo così, a sposare la presenza di questi atleti, mentre qui arriva l'atleta ucraino, la presenza di questi atleti che definiamo appunto master va pienamente a sposare quella che è la filosofia di sport e salute, ossia preservare la salute delle persone attraverso gli stili di vita sani. Sì, questo conferma come una certa cultura relativa agli stili di vita, soprattutto che già appartiene a queste opzioni del centro nord Europa. Mentre qua, scusa Gabriele, ci sono poi i vincitori con Sofia Lonquist, l'atleta ucraino che ha battuto Daniel Ubman, e questa poi è stata la cerimonia di premiazione sempre sul lungomare di Vieste con tutte le autorità. Vediamo anche presente i sindaci del territorio, qua il presidente della FISO Sergio Anesi e la vicepresidente Elena Poli. Magari Gabriele ci puoi spiegare quali altre autorità erano presenti? Sì, qui vediamo David May della Federazione Internazionale. Abbiamo cercato di coinvolgere 14 comuni del Gargano, quindi c'erano le istituzioni, i sindaci, gli assessori allo sport. Qui è il comandante della Polizia Municipale che sta premiando di Vieste, e quindi tutte le persone, le personalità, le autorità che ci hanno dato una mano sono state coinvolte nelle premiazioni. Ecco le voci dei protagonisti. Talk about that, these emotions. In Ukraine, it's a very horrible situation, the war.
but a lot of people around of Ukraine, a lot of country try to help Ukraine. Yeah, and we try to save our country from Russian people who try to take our country to him. Allora, Daniel Nuba, congratulations, second place. Here, your satisfaction or your emotion? No, I'm not totally happy, of course. My goal was to win, but I made a mistake, one quite big. I was lost in those depressions. Ciobba con Alexander, una vecchia conoscenza dell'orienteering italiano, ucraino, con il tuo connazionale sul podio. Parli un italiano splendido. Qual è l'emozione? Sì, buonasera a tutti, grazie. Sono una emozione impressionante. Primo campionato Master e primo podio, sono molto contento, stracontento, e anche di più avere anche mio compaesano sul podio. Siamo con la campionessa del mondo della categoria 45, lei viene dalla Finlandia. In Southern Italy for the first time in my life, I have been in Northern Italy for some years ago, but I'm a geography teacher, and it's for me it's very interesting to be here in Southern Italy because it's nice to see about the people live here and compared, for example, to the lifestyle in Finland, and I have a very good experience. E con anche l'ultima intervista, Yvonne Gunell, atleta scandinava, che ha ribadito più volte di essere rimasta sorpresa da questo stile di vita completamente diverso rispetto al nord, del calore, dell'accoglienza della gente e dell'ottimo cibo oltre ai centri storici. Lei che è insegnante di geografia ha potuto apprezzare in particolar modo la bellezza del territorio. Gabriele, abbiamo visto anche quanto è complessa la macchina organizzativa. Un territorio che ha risposto molto bene. Sì, siamo riusciti a fare sistema con le istituzioni del territorio, quindi a partire dalla caserma dell'aeronautica al comando carabinieri in foresta Umbra, piuttosto che all'ARIF, l'azienda forestale. Quindi tutti si sono prodigati per la migliore riuscita dell'evento, e di questo siamo stati contenti, ne siamo contenti, insomma, di aver avuto il territorio al nostro fianco. Ecco, in questa ultima giornata anche un grosso sforzo tecnico, in questo caso c'è stato anche la collaborazione di atleti di altissimo livello che hanno contribuito anche alla realizzazione dei tracciati, in questo caso mi riferisco ai fratelli Riccardo e Tommaso Scaletta, pluricampioni italiani e che hanno ottenuto risultati anche a livello internazionale, mentre qua scorrono le immagini con Daniel Ullmann. Sì, volevamo, vista anche lo spessore dei partecipanti, avere dei tracciatori con una visione internazionale e moderna, quindi abbiamo scelto i fratelli Scaletta, sia Riccardo che Tommaso. Mara Ciuffreda, dirigente di ARIF, qual è il vostro ruolo all'interno di questo mondiale? Allora, il nostro ruolo è di supporto alle attività che sono qui state introdotte nella foresta Umbra, quindi con i nostri mezzi, il nostro personale e per quanto riguarda anche inizialmente di tutta la parte logistica per fare in modo che questa manifestazione veniva svolta nel miglior modo possibile. Ogni giorno, qualunque sia la tappa, 10.000 litri di acqua a disposizione dei nostri concorrenti. Sì, grazie ad Acquedotto Pugliese che ci ha messo a disposizione due cisterne da 5.000 litri d'acqua l'una. Insieme comunque abbiamo gestito i ristori insieme ad Acqua Orsini che ci ha fornito quasi 18.000 bottigliette d'acqua, quindi grazie ad Acqua Orsini e grazie ad Acquedotto Pugliese. Ecco, con l'importanza anche del supporto dell'acqua, un'altra chicca che gli organizzatori ci hanno mostrato, ossia quanto è importante essere vicini agli atleti e supportarli proprio in questo caso per l'idratazione, e quindi grazie anche al grande sforzo degli sponsor che hanno fatto sì che l'acqua arrivasse laddove solitamente non c'è. Chi probabilmente non si è fermato molto ai ristori è Daniel Ullmann, che vuole prendersi una rivincita per il secondo posto rimediato nella middle,
e qua corre verso l'oro nella long distance, che è la distanza più impegnativa, è la distanza più affascinante, no? Nel mondo dell'orienteering. Magari quali le peculiarità di questa gara? Sì, hai detto bene Pietro, diciamo la long distance è la competizione regina, un po' come la maratona per l'atletica leggera. La peculiarità è che ci sono tratte molto lunghe, ci sono tratte anche di 2-3 km da punto a punto, quindi richiede una certa strategia di navigazione e anche una preparazione fisica non indifferente, perché siamo oltre all'ora per il tempo del vincitore, quindi è una prova molto impegnativa anche fisicamente, bisogna tenere la concentrazione per oltre un'ora. E diciamo che qua vediamo Aleksandr Čopek e poi vediamo l'altro atleta ucraino, anche loro hanno palesato appunto questa difficoltà, non era semplice, e qua scopriamo che Umman ha vinto la gara, mentre al femminile è la svedese Sofia Lundqvist. Qua poi la cerimonia di premiazione, la mappa, tipica mappa d'orienteering, e questo bellissimo diciamo così villaggio che sorge ogni volta che c'è una gara di orienteering, un villaggio che viene montato e smontato durante la stessa giornata, non rimane nulla, nessuna diciamo così rifiuto sul territorio. Ma ascoltiamo la voce dei protagonisti dell'evento. Daniel Umman, vincitore della medaglia d'oro. Daniel, you were the favorite and you won. Yes, finally, after I didn't make it in the middle distance, today I had a really good run and I really wanted to perform well and take this gold medal, so I'm really happy that I managed to get it. Sergio Anesi, si chiude questo campionato mondiale sul Gargano, tantissima partecipazione e un messaggio importante. Ma direi una grande partecipazione, ma vorrei sostenere anche un mondiale di qualità in cui l'Italia ha saputo esprimere al meglio sia in termini organizzativi che nel paesaggio, nella cura delle diverse gare che si sono svolte qui in Foresta Umbra, a Vieste e a Peschici. Le soddisfazioni maggiori che ho avuto parlando con gli atleti prima di tutto e con la IOF. La IOF è estremamente contenta del lavoro che abbiamo fatto e credo la prospettiva per la Puglia sia davvero interessante. Una prospettiva che dovrebbe vedere gare nazionali e internazionali ancora, la costituzione del centro federale. L'Italia e la Puglia che quindi ne escono alla grande. Sì, direi che io devo esprimere un grande ringraziamento alla Puglia, alla regione, ai comuni del Gargano, a Sport e Salute che è davvero stata vicina a noi e a tutti quelli che in misura diversa sono intervenuti, dagli sponsor ai volontari. È stato un evento in grande amicizia che ha dato dei risultati, credo, tangibili per tutti. Allora si chiude questo mondiale, Gabriele Viale? Sì, un mondiale straordinario e devo ringraziare tutto lo staff che ha fatto un lavoro egregio, dalla segreteria a tutte le varie aree, ma una menzione particolare la devo a Tommaso Scaletti, che ha fatto un lavoro egregio e lo ringrazio pubblicamente. Tommaso, allora qui però stiamo già guardando oltre 2023. Sì, ora si è chiuso il mondiale Master, un mondiale davvero di successo, ci abbiamo lavorato per moltissimi mesi e vedere tutti gli atleti al finish sorridenti è stato davvero bello. Ora parte una nuova sfida con il mondiale in Veneto e in Trentino ad ottobre nel prossimo anno. Aspettiamo tutti in Veneto e in Trentino per l'Europeo. Ecco che siamo arrivati alla fine della narrazione di questa intensa settimana mondiale, si cala il sipario, si ammaina la bandiera della Federazione Internazionale e si torna a Peschici per la cerimonia di chiusura. L'anno prossimo si andrà in Slovacchia
Ricordiamo un grande lavoro reso possibile dai 300 volontari. Qua il passaggio della bandiera da parte della rappresentante della IOF e il rappresentante della cittadina di Cosice, che l'anno prossimo ospiterà il mondiale, con Michele Barbone e Gabriele Viale, che hanno lavorato duramente. Di nuovo la sfilata cittadina, e la Puglia ha svelato così il suo lato più bello per questi campionati mondiali master, con la scoperta dei centri storici e della foresta umbra. È stato veramente un bellissimo mondiale.